Buongiorno granellini! Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video, questa nuova pillola. Eccoci qua. Adesso quale argomento toccherà oggi? Deciderà il fato. Se l'è scelta, Sì, sì. Vediamo attenzione, se siamo riusciti. Attenzione! Ta-da! Rullo di tamburi. Qual è il più bel gesto che si possa ricevere? Se l'è scelta. Perché capitano proprio a me queste domande? Dai, dai, che i granellini vogliono sapere la risposta. L'aiuto nel momento esatto del bisogno. Però come si fa a sapere qual è il momento esatto in cui uno ha bisogno? Magari perché ti chiede aiuto o perché si vede? No, penso che... allora, per gesti intendo sostegno, no? Con parole, con azioni pratiche, l'esserci, no? E chiaramente nella vita di qualcuno è molto facile esserci quando le cose vanno bene, a meno che tu non ne sia particolarmente invidioso, e purtroppo c'è anche questo, tanta invidia. E di solito la persona invidiosa è quella che mangia proprio alla vostra tavola, è sempre così, no? Però tralasciando quella fetta di persone, di solito il gesto più importante è quello di cui tu hai bisogno, che magari non ti aspetti neanche, o che in passato non hai avuto, e che quindi il tuo bagaglio esperienziale ti ha portato a non crederci, a dire vabbè, sono da solo, e invece proprio ricevi un sostegno pratico, come l'assetata a cui tu dai il bicchiere d'acqua, voglio dire. Quindi secondo me questo è il gesto più bello. Poi la vita è un continuo di gesti, no? C'è proprio un modo di dire, ah, che bel gesto che ha fatto quella persona, che ne so, vai a vivere in una nuova zona e ti portano, non dico il cesto di benvenuto come si vede in America, ma magari la vicina di casa ti fa una torta, molto difficile. Però che io abbia memoria di questa cosa anni fa mi è successa, per esempio, abbiamo fatto anche noi, cioè ci sono proprio quei gesti carini che rendono la vita più piacevole e che ti fanno maturare un po' più di fiducia nell'essere umano. Il gesto più bello, ma sono tante cose, un passaggio per andare da qualche parte, un sostegno che magari devi fare una visita medica, qualcosa di cui tu hai paura, no? Anche sciocca, e la persona ti dice la faccio insieme a te. Il gesto più bello è esserci, ed è molto difficile col passare degli anni, perché non siamo più le stesse persone. Quindi quella persona a cui ti eri legata a livello emotivo è diversa, ha fatto delle scelte diverse, si comporta in modo diverso, non è più la stessa persona, non è detto che ci sia quel legame. E quindi nel momento in cui ci sono dei gesti, e questi gesti poi aumentano il vostro rapporto, il vostro stare insieme, ecco che tutto diventa molto più bello. Beh, bella risposta. Tocca a me. Allora, il gesto più bello che si possa ricevere, secondo me, è il gesto dell'ascolto, e che non vuol dire solo sentire, ma è l'ascolto quello partecipativo, quello che ti fa capire che mentre tu stai parlando l'altro non sta pensando a qualcos'altro. Quindi un entrare veramente in comunicazione con l'altra persona, e questa è una cosa secondo me difficilissima da ottenere, almeno io ho spesso la percezione di non ottenerla e di non averla ottenuta in passato, cioè il fatto che molto spesso si faccia la domanda e tu come stai, e poi se ti limiti a dire bene, ok, tutto finisce là. Se per sono caso, tutti il pensiero, vanno in iperventilazione, esatto. Quando dopo un'ora che hai sentito tutto quello che avevano da dire, sempre guai, e tu come stai? Bene.
Ah, meno male. Mentre se per caso hai voglia di raccontare qualcosa di te, della tua esperienza, che magari non è neanche così tragica come la loro, non è neanche così brutta, Ma neanche se è bello, non gliene frega proprio sì. niente. Esatto, noti che non c'è quella partecipazione, quell'ascolto attivo. E quindi ecco, secondo me il gesto più bello che si possa ricevere è appunto il dono dell'ascolto e dell'attenzione da Beh, parte degli visto che l'hai altri. nominato, spiega cos'è l'ascolto attivo, perché molti non lo sanno. Ascolto attivo vuol dire che mentre io sto parlando, tu intanto ascolti quello che io ti sto dicendo e poi poni delle domande relative a quanto io ti sto dicendo per cercare di approfondire, per Non si è cercare di impiccioni quando uno fa capire così? meglio. No, non si è impiccioni perché se io ti sto raccontando qualcosa vuol dire che ho piacere che tu lo sappia. Diverso è se io non ti chiedo, non ti dico niente, che tu mi venga a chiedere determinate cose. Però se io ti sto parlando, non so, di una mia sensazione, di un mio vissuto, eccetera, e tu non poni nessuna domanda, ma semplicemente stai lì, è come se io parlassi a un muro, quindi Esatto. non. L'ascolto attivo richiede l'uso articolato di domande per andare a fondo, per diventare empatici, metterci nei panni della persona, capire quello che sta vivendo e proporre eventualmente delle soluzioni da vivere insieme. Esatto. Troppa roba, grazie. Impossible. Impossible. E voi? I gesti, oggi parlare di gesti, in questo momento così particolare che dura anni, da anni, insomma, e non è facile, sembrano discorsi di altre epoche, giusto? Ma io sono sicura che i granellini avranno una loro risposta a questa domanda. E spero tanto che appunto ce la possano scrivere nei commenti sotto questo video. Intanto io vedo che il video si è scurito, sai. E vabbè, cercheremo con l'editing di migliorare un pochino Ci la vedo un po' cosa. più scurette e non è abbronzatura. Misteri dell'informatica. Come sapete, alcune di queste pillole saranno più leggere e divertenti e altre saranno un invito alla riflessione. Vi ricordiamo che in tutto ne sono 22, come sono 22 i giorni lavorativi di questo settembre, e sono tratte dalle domande che ci avete fatto via Instagram, più da alcune cose che volevamo condividere con voi. Mi raccomando, seguiteci su Facebook, seguiteci su Instagram per tutte le novità e viceversa, lo faremo anche noi con enorme piacere. Allora, qual è il gesto più grande che si possa ricevere? Raccontacelo. Iscriviti al canale, se ti è piaciuto il video metti un mi piace, altrimenti metti anche un non mi piace, va bene Ma no, uguale. ma non proporre. Vabbè. E se non gli è piaciuto, mica possono dire che gli è piaciuto. È grande, Se ma la vi. ragazze, eh. Pur di suscitare un engagement, perché voi dovete sapere che il like e il dislike a YouTube non gliene frega proprio niente, sono uguali, sono comunque dei gesti di coinvolgimento. È furba, Maria Grazia, dice, voi comunque mettete un gesto dove vi sentite coinvolti. Vi dovrei spiegare un po' di nozioni base di YouTube e social media per capire. Ma sono i segreti Ricordatevi del che mestiere. qualunque reazione va bene, purché l'indifferenza. L'indifferenza, che è quella che invece molti sanno usare benissimo, me compresa, è che proprio tu non passi neanche. E quello è molto difficile che le persone lo facciano, nella vita, nei rapporti e sui social. Ma quella è l'unica arma, la totale indifferenza. Cioè voi non dovete neanche vedere mezzo secondo. Non lo fa nessuno, la curiosità è troppa. Intanto siamo diventate sempre più scure. Prima che questo video si disintegri con tutti i gesti meravigliosi che speriamo di ricevere e di dare nella vita, io vi saluto. Alla prossima pillola. Ciao Ciao granellini! granellini!